Alcoa oggi incontra il Ministero dello Sviluppo Economico. Il ministro Carlo Calenda ha convocato le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici per fare il punto della situazione su un'avvertenza che si trascina ormai da 5 anni. Quarto giorno di sciopero della fame dei dipendenti AIAS. Non si ferma la mobilitazione degli operatori che reclamano 9 mensilità arretrate. Occupazione in crescita in Sardegna. Secondo i dati Istat, nel mese di gennaio 2017 le assunzioni nel settore privato sono state quasi 9.000, circa il 14% in più rispetto allo stesso mese del 2016. Portoscuso partecipa a Mezzogiorno in Famiglia. Sabato e domenica una squadra di giovani del comune sucitano parteciperà alla popolare trasmissione televisiva di Rai 2. Ben ritrovati su Canale 40, in apertura del nostro telegiornale odierno l'avvertenza Alcoa, perché oggi è previsto un incontro nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico con il ministro Carlo Calenda e le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici per fare il punto della situazione sull'avvertenza Alcoa, che lo ricordiamo è un'avvertenza che si trascina ormai da 5 anni. Abbiamo ascoltato il parere a questo proposito di Roberto Forresu, che è il segretario della FIOM CGL. Sentiamo. In collegamento telefonico con noi Roberto Forresu, segretario della FIOM CGL del Sulcis Iglesiente, per parlare dell'avvertenza Alcoa. Oggi è previsto un incontro a Roma tra il sindacato e soprattutto il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Quali sono le vostre aspettative? Ma intanto ci atteniamo che dall'incontro, che avverrà brevissimo, il ministro Calenda sciolga gli equivoci o eventualmente i dubbi che sono sorti in questi 4 mesi dall'ultima volta che ci siamo visti. Intendo dire che c'è stata una due diligence da parte di un soggetto privato che sappiamo tutti essere la Sidera-Luis, però negli ultimi giorni dall'interrogazione parlamentare che c'è stata qualche giorno fa dal deputato Emanuele Canni è emersa anche l'interessamento di altre realtà. Ecco, da questo punto di vista vogliamo capire a che punto è la due diligence che è stata terminata tempo fa dalla Sidera-Luis, a che punto è il piano industriale. Ecco Roberto, c'è un fatto alquanto strano, ovvero che Sidera-Luis ha presentato un'offerta di acquisto senza però presentare un piano industriale. No, ma questo sembrerebbe che o sia imminente o che sia addirittura già avvenuto qualche giorno fa. Ecco, l'incontro odierno io mi auguro che sciolga definitivamente questo dubbio e ci dicano eventualmente a che punto è la trattativa con Sidera-Luis. Se non lo ha presentato il piano industriale, quanto tempo ci vorranno? Poi diventa fondamentale logicamente conoscerlo nel dettaglio, perché al di là della due diligence che hanno affrontato sicuramente con personale altamente qualificato, poi diventa altrettanto importante mettere in evidenza e sapere, conoscere esattamente qual è il piano industriale dell'azienda per capire spessore economico dell'investimento ed eventuale numero delle persone delle persone quindi da dover coinvolgere nella eventuale ripartenza. Un'ultima domanda: tra i potenziali acquirenti si fanno il nome chiaramente oltre a Sidera-Luis anche di KPS, Quantum e soprattutto negli ultimi giorni anche della Glencore. Quanto c'è di vero in tutto questo? Ma queste sono, come dicevo prima, sono le richieste che faremo al Ministro per cercare di avere notizie più dettagliate. Noi è da mesi che stiamo chiedendo un incontro al Ministro, perché spesso e volentieri ha risposto o via Twitter o attraverso messaggi su Facebook, non direttamente alle organizzazioni sindacali, ma in modo un pochino anomalo rispetto a quello che eravamo abituati nella normalità. Ecco, ci auguriamo che dall'incontro odierno appunto escano quelle informazioni ufficiali che attraverso le interlocuzioni sindacali sono normali, e purtroppo questa normalità negli ultimi periodi è venuta in qualche modo a mancare. Ecco, ci auguriamo appunto che dall'incontro odierno saltino fuori tutte le informazioni, tra le quali anche quella che mi stava appena domandando, dove diventa fondamentale conoscere quali sono le altre realtà interessate all'acquisizione della fabbrica e in che modo si stanno presentando. Non c'è
c'è il rischio che qualora non dovesse chiudersi la trattativa con Sidra Lois, l'avvertenza possa protrarsi per tempi ancora molto molto lunghi? Ma questo è un rischio che non nessuno penso che possa attualmente stabilire. Se con Sidra Lois siamo vicini alla conclusione, ed è meglio un'alternativa o è meglio andare con un unico soggetto, così come è avvenuto negli ultimi due anni con la Glencore, per dire, no? Io credo che sia fondamentale invece che, così come ha dichiarato il vice ministro Bellanova, vengano messi tutti i soggetti nelle stesse condizioni. Quindi sappiamo che la Sidra Lois in questo momento è in qualche modo avvantaggiata perché ha presentato, ha fatto la due diligence, quindi sa le condizioni dello stabilimento, si ha presentato il piano industriale, c'è la necessità di conoscere questo nel dettaglio nel più breve tempo possibile. Se ci saranno altri interlocutori che vorranno fare altrettanto, ecco, io penso che sia una cosa positiva. E dall'avvertenza Alcoa ci trasferiamo alla Portovesme SRL, dove con ogni probabilità il ragionier Carlo Lolliri sarà confermato per altri 3 anni come amministratore delegato della società. Intanto Glencore prepara il proprio piano B per il rilevamento dello stabilimento Alcoa di Portovesme. Sentiamo. Qualche giorno fa, nel corso di una sua visita allo stabilimento sardo della Portovesme SRL, il presidente della società Glencore, Chris Eskdale, si è lasciato sfuggire un'anticipazione relativa alla società operante nel Sulcis, secondo la quale nel prossimo consiglio di amministrazione il ragionier Carlo Lolliri verrà con ogni probabilità riconfermato per 3 anni come amministratore delegato della Portovesme SRL. Intanto, dalla visita nel Sulcis del patron della Glencore è filtrata un'altra indiscrezione. Glencore ha deciso di presentare il proprio piano B per l'acquisizione dello smelter alluminio di Portovesme ex Alcoa. La decisione potrebbe essere ufficializzata subito dopo Pasqua, allorché, a fine aprile, Glencore affronterà in maniera ufficiale l'assetto interno del suo management nei diversi settori in cui la multinazionale sta operando a livello mondiale. Non si ferma la mobilitazione dei dipendenti dell'AIAS, oggi quarto giorno di sciopero della fame per 6 operatori ai quali si sono aggiunti altri 4 educatori nella giornata odierna. Sentiamo. Quarto giorno di sciopero della fame per 6 dipendenti dell'AIAS della Sardegna che protestano per il mancato pagamento di 9 mensilità arretrate, compresa la 13ª. Altri 4 dipendenti hanno cominciato oggi il proprio sciopero della fame. Non si ferma quindi la mobilitazione degli operatori che sollecitano una soluzione per un problema atavico, mentre proseguono le interlocuzioni tra regione e associazione per la verifica dei crediti vantati da AIAS e in parte contestati dalle ASL. Nel frattempo l'assessore regionale alla sanità, Luigi Arru, ha lanciato un appello affinché i dipendenti cessino una forma di protesta così estrema e rischiosa per la salute. L'esponente della giunta conferma che sono state saldate tutte le fatture del 2016 e la regione ha anche pagato le quote sociali arretrate. Prima di Pasqua ci sarà un altro incontro per affrontare in particolare le situazioni controverse delle ex ASL di Carbonia e di Nuoro. Ai lavoratori chiediamo di non mettere a rischio la propria salute e cessare la protesta, ha affermato l'assessore alla sanità Luigi Arru. Critico sulla gestione dell'avvertenza è il senatore del gruppo misto, Luciano Uras, che ha inviato una lettera al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e al governatore della Sardegna, Francesco Pigliaru. L'avvertenza dei lavoratori AIAS da 9 mesi senza stipendio, ai quali rinnoviamo la nostra solidarietà, ha ormai assunto una nuova dimensione decisamente più drammatica, ha scritto Luciano Uras. In apertura della seconda parte del nostro telegiornale, una notizia molto positiva perché sono incoraggianti i segnali di ripresa per quanto riguarda l'occupazione in Sardegna, occupazione in Sardegna che fa registrare un più 14% nel mese di gennaio 2017 rispetto allo stesso mese di gennaio però del 2016. Sentiamo. Occupazione in crescita in Sardegna nel gennaio del 2017. Secondo i dati Istat, le assunzioni nel settore privato sono state quasi 9.000, circa il 14% in più rispetto allo stesso mese del 2016. Un incremento quasi doppio rispetto a quello registrato in tutta Italia, pari al 7,3%. Ancor più netta la crescita nell'isola delle stabilizzazioni, ovvero dei contratti a termine trasformati in contratti a tempo indeterminato.
I segnali di ripresa sono certificati dai numeri snocciolati dall'Istat. Nel gennaio del 2017, rispetto al gennaio 2016, i contratti a tempo indeterminato sono aumentati del 4,8%. Le assunzioni a termine hanno fatto registrare un incremento del 18,2%. In aumento anche i contratti di apprendistato, che hanno fatto registrare un più 59,3% rispetto al gennaio del 2016. Ed è ormai ufficiale la data delle elezioni amministrative, che riguarderà 65 comuni della Sardegna. Si voterà con ogni probabilità l'11 giugno del 2017, una data che dovrà essere soltanto ratificata dalla Regione Sardegna, ma che possiamo considerare ormai ufficiale. E ricordiamo che si vota, per quanto riguarda il Sulcis Iglesiente, nei comuni di Carloforte, di Nugis, di Sant'Antioco e di Portoscuso. Ed è proprio su Portoscuso che focalizziamo la nostra attenzione in questo servizio. Le elezioni amministrative si svolgeranno domenica 11 giugno, così è stato stabilito da un decreto del ministro dell'Interno Marco Minniti riguardante le regioni a statuto ordinario. La presidenza della regione Sardegna si riunirà martedì prossimo 4 aprile per confermare questa data. Si voterà in 65 comuni della Sardegna. Per quanto riguarda il Sulcis Iglesiente, sono 4 i comuni in cui si andrà alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale: Carloforte, Nugis, Sant'Antioco e Portoscuso. Ed è proprio su Portoscuso che concentriamo oggi la nostra attenzione. La corsa alla carica di primo cittadino sarà con ogni probabilità una sfida a due tra il sindaco uscente Giorgia Limonda e Rossano Loddo, attuale capogruppo di minoranza in Consiglio Comunale. A Portoscuso, comune di circa 5.000 abitanti, saranno 16 i consiglieri comunali. Si tratta di un déjà vu rispetto a quanto visto nella scorsa tornata elettorale del giugno 2012, quando Giorgia Limonda divenne sindaco di Portoscuso con il 39% dei consensi, superando proprio Rossano Loddo, fermatosi al 34,50%. Da Portoscuso ci spostiamo adesso a Iglesias, dove sono stati appaltati i lavori per la realizzazione del centro intermodale, i lavori che verranno eseguiti da una società di Serrenti che si è aggiudicata l'appalto per circa una cifra di 3 milioni di euro. I particolari in questo servizio. Consegnati i lavori di realizzazione del centro intermodale di Iglesias. Dopo la conclusione degli ultimi contenziosi al Consiglio di Stato, procede l'iter per la realizzazione del centro intermodale. Alla presenza del responsabile unico del procedimento, il dottor Felice Carta, e del direttore dei lavori, l'ingegner Cristiano Murru, si è proceduto alla consegna dei lavori all'impresa Moderna Costruzione 85, società cooperativa. L'impresa di Serrenti si è aggiudicata la gara per un importo contrattuale complessivo di circa 3.280.000 euro. La durata dei lavori è fissata in 240 giorni. A breve quindi anche la città di Iglesias potrà avere un centro intermodale, punto di raccordo tra il traffico su ruota e quello su ferro, una struttura che a Carbonia esiste già dal 2011. In apertura della terza parte del nostro telegiornale parliamo di Portoscuso, perché una squadra di giovani di Portoscuso sabato e domenica, sabato 1 aprile e domenica 2 aprile, parteciperà alla popolare trasmissione televisiva Mezzogiorno in Famiglia. I particolari in questo servizio. Sabato 1 aprile e domenica 2 aprile il comune di Portoscuso parteciperà alla trasmissione televisiva di Rai 2 Mezzogiorno in Famiglia. Una squadra di giovani portoscusesi sfiderà un'altra città d'Italia, ovvero il comune ligure di Recco. Una sfida che si deciderà al televoto. Mezzogiorno in Famiglia è un programma dedicato ai paesi d'Italia che consente di far conoscere ad un vasto pubblico, in media 1,5 milioni di telespettatori, le bellezze paesaggistiche dei paesi e le loro caratteristiche storico-culturali. La trasmissione di Rai 2 è condotta da Massimiliano Ossini, Manilia Nazzaro e Sergio Friscia. Sabato, a partire dalle 11, su Rai 2 prenderanno parte al gioco, oltre ai cittadini di Portoscuso, anche gli insegnanti di danza sportiva di Carbonia, Emanuele Ledda e Silvia Loi. Domenica alle 11 si terrà una gara di canto dove si esibirà una cantante di Portoscuso, Emanuela Nugis. Le delegazioni in studio si misureranno in una serie di prove pratiche e di abilità, utili per conquistare i punti necessari a far vincere la propria squadra. Sono previsti anche collegamenti dalle piazze dei due paesi in gara. E ora un appuntamento: stasera l'ex capitano del Cagliari, Daniele Conti, presenterà a Iglesias il suo libro La mia vita in rosso-blu. L'iniziativa è organizzata dalla Biblioteca Comunale e dalla Libreria Mondadori di Iglesias. Appuntamento al Teatro Electra alle 19.30. Oltre all'autore parteciperanno alla presentazione Fabiano Gaggini e Vittorio Sanna.
I moderatori saranno Giampaolo Azzei e Mario Fadda. E ora dal calcio ci spostiamo in un certo qual modo al calcio a 5 per tracciare un bilancio del campionato di calcio a 5 Serie C2 Girone A, che ha registrato la salvezza del Carbonia Calcio, e però ci sono ancora giochi aperti per quanto riguarda la zona alta, la zona della promozione, dove la favorita resta il Porto Scuso. Sentiamo. È quasi giunta ai titoli di coda il campionato di calcio a 5 Serie C2 Girone A. In fondo alla classifica i giochi sono già fatti con il Carbonia Calcio a 5 che ha ottenuto una salvezza quasi insperata. I ragazzi del presidente Luciano Zara, dopo essersi trovati per gran parte della stagione all'ultimo posto della classifica, quello che ne avrebbe decretato la retrocessione, nelle ultime giornate hanno raggiunto il penultimo posto e sabato scorso hanno battuto per 3-2 il Gonnesa nella finale dei play-out. Tutto da decidere invece in vetta alla classifica, dove sabato si giocheranno le semifinali dei play-off promozione. Il Porto Scuso sarà impegnato in casa contro il Norbio, mentre il Carloforte giocherà in trasferta a Capoterra contro Isbonus Ismalus. Dunque, due squadre sul Citane sulle quattro totali saranno protagoniste nelle semifinali. I favori del pronostico sono tutti appannaggio della prima della classe, ovvero il Porto Scuso. Ebbene, con questa notizia di sport si chiude il nostro telegiornale, adesso ci sono le previsioni del tempo, poi il nostro telegiornale in lingua sarda, Nuas in Curzu, condotto da Giovanna Dessì. E vi ricordo che stasera, in prima serata, alle ore 21, andrà in onda A Tutto Campo, condotto da Giancarlo Cancella. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci. Previsioni meteo per venerdì 31 marzo 2017. Cielo poco nuvoloso, vento dai quadranti di sud e sud-est con intensità di 11 km orari, raffiche fino a 19 km orari, temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi e massime comprese tra 19 e 24 gradi.